Cari amici, bentrovati. Non è uno scherzo, potete scrivere direttamente ad Haruki Murakami. Come? Semplicissimo, entrate nel suo sito internet che è stato riaperto, vi metterò il link qui sotto e avrete nel sistema operativo sicuramente il traduttore, essendo un sito giapponese, non ci capirete una cippa, a meno che non avete studiato giapponese. Ma appena entrate nel sito vi spunterà traduci, traducete e sarà scritto, seppur con qualche errore, in italiano. E dovete aprire la finestra domanda qui, che è l'ultimo simbolo in alto a destra. Cliccate e si aprirà un'altra finestra e vi dirà appunto, c'è una sorta di regolamento. In poche parole, noi possiamo scrivere quello che vogliamo ad Haruki Murakami senza superare però i 1200 caratteri. E queste domande, per il nostro scrittore preferito possono essere inviate fino alla fine di gennaio 2015, quindi da ieri fino al 31 gennaio 2015. Dopodiché l'autore proverà in 2 o 3 mesi a rispondere a più domande possibili. Certamente se ci arrivano 2 milioni di domande mi pare difficile che possa rispondere a tutte. Ed è bello che non risponderà soltanto ai suoi fan giapponesi, ma anche ai fan di tutto il mondo. È un'iniziativa, direi, rara, che concede lo scrittore, che è sempre stato un tipo schivo, un tipo che non ama stare al centro dell'attenzione, e quindi approfittate di questa interessante opportunità che abbiamo in questi 15 giorni. Lo stesso Murakami scrive: "Purtroppo ho solo un corpo. Se ne avessi due potrei essere inaspettatamente persistente e quindi non potrò rispondere a tutte le mail. Per favore, perdonatemi se non riceverete le mie risposte rimanendo delusi. È il luogo dove poter presentare opinioni e domande in modo libero. Scrivetemi tutto quello che volete e nel modo in cui volete. L'unico principio generale è facciamolo possibilmente essendo di buon umore." Infatti, più avanti precisa: "Le risate possono aprire il cuore della gente, mentre il dolore è introverso." Bene, amici, io vi saluto e scrivete a Murakami. Ciao!